Tre gradini esterni di una scuola scambiati per comode panchine sulle quali sedersi, fumarsi una sigaretta e, perché no, di sera, gustare anche una sgagliozza o un pezzo di focaccia. Un'idea che davvero non piace alla preside dell'Istituto Comprensivo Statale Umberto I Filippo Corridoni nel cuore di Bari Vecchia, Stefania De Franceschi. Un malvezzo che puntualmente si ripete nonostante i cartelli affissi dinanzi all'ingresso dell'istituto, che ospita classi di scuola elementare e media e che vietano di utilizzare in maniera impropria i gradini. Non è una cosa bella anche nei confronti dei turisti, parlo anche dei turisti, vedere nel momento in cui la scuola non ha la sorveglianza, quindi nel pomeriggio quando è chiusa, persone che si seggono regolarmente bivaccano, io ho usato questo termine forse un po' forte, che però diciamo è calzante relativamente all'utilizzo. Insomma, la preside De Franceschi non demorde, nonostante continuino a strappare i suoi divieti, lei ne affiggerà altri. Stessa storia per la spazzatura che viene buttata all'angolo della scuola nonostante la presenza di tanti contenitori a circa 20 metri. Praticamente c'è il malvezzo di deporre i sacchetti della spazzatura proprio all'angolo della scuola, quando a non più di 20-30 metri ci sono i cassonetti. Allora i bambini che hanno già provveduto negli anni passati alla pulizia della parte esterna della scuola, insieme ai docenti, insieme al personale della scuola, hanno deciso di sensibilizzare anche su questo la popolazione e abbiamo affisso dei manifesti anche riguardo questo problema, pregando le persone di buttarli negli appositi cassonetti. Purtroppo anche questi manifesti vengono regolarmente tolti.